tornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui tornati con il secondo video su Minecraft. Oggi non sarà un episodio uguale a quello dell'altra volta, dove rincorrevo le pecore, le uccidevo, rincorrevo i maiali, cioè non sarà un episodio di quel tipo lì, ma sarà un video proprio diverso, un video, devo dire, sicuramente divertente per voi che lo guarderete, perché per me no, perché adesso vi spiegherò tutto. Non sarò da solo a fare questo video, perché sono con un pro di Minecraft, con un pro player che sa costruire veramente tantissime cose. Mi ha detto che ha costruito il logo della PlayStation, il logo dell'Xbox, ha costruito la sua skin di Minecraft sul suo mondo. Questi sono tre esempi che vi ho dato per farvi capire un po' quanto è bravo a giocare. Comunque, basta parlare, facciamo entrare l'ospite. Bella a tutti ragazzi, eccolo oggi qui. Sono qui, sono... Lui è Camillo. Piacere a tutti, sono con lo youtuber più promettente. YouTube Italia, veramente per me è un grandissimo piacere stare qui con lui su un gioco che mi ha accompagnato da che ero bambino, sul quale ci sono cresciuto. È un gioco, veramente quel gioco è la mia infanzia, è la mia adolescenza, è il mio tutto, e sono veramente, per me è un grandissimo piacere essere qui oggi con Master Zen. Unito a un gioco che per me è stata vita. Non lo metterò in difficoltà oggi, avete sentito quello che... Spero, magari lui dice così, ma poi mi fa costruire cose. Costruiamo qualcosa di molto semplice, sì, poi sì, sì. Col tempo farò vedere se riuscirò a migliorare, magari. Assolutamente. Chi lo sa. Ok, ma una cosa importante, prima di iniziare il video, qual è la cosa importante? Lasciate like, iscrivetevi e condividete. Già sa tutto. Allora iniziamo subito e vediamo se riesco a costruire qualcosa, dai. Allora, finalmente eccoci qui. Allora, hai preso... cosa faremo, scusa? Che facciamo? Ho preparato i materiali giusti per costruire una cosa molto semplice con la quale i bambini si divertono. Cos'è? Ovvero il cubo di Rubik. Se... qua come faccio? Te l'avevo detto che non devo essere in difficoltà. Sì. Ora ti faccio vedere. Zero, vabbè, ora vediamo come lo costruisce lui. Ora ti faccio vedere. Comunque tu calcola che ogni quadratino di quello. Ma poi dopo c'è lo spacchi, lo cancelli. Sì. Vero? Mamma. Vabbè, giusto, sennò poi ci metto 3 secondi. Scegli un colore. Colore? Rosso. Ok. Va, rosso, vediamo un po'. Eccolo. Nuove ricette sbloccate, cos'è? Ma chi sono quelli per terra? Che sono dei maiali? No. Queste sono le gelatine. Ah, questi qua sono le cosiddette quelle che tu fai le slime ball. Ah, per okay. Fare i pubi rimbalzanti. Quando ero piccolo li usavo per fare i trampolini per la piscina. Ah, praticamente tu quando uccidi ogni slime ball, ogni slime ti droppano delle slime ball. Ogni quattro palline tu fai un blocco. E quei blocchi li utilizzavo per fare i trampolini e le piscine. Ah, bello. Veramente ci sta. I ricordi che affiorano. La prima faccia. Ah, quindi andata. Ma non si può fare tipo copia e incolla? Si può fare. Cosa? Tipo che copi questa parte. No, fra, non siamo sul porto. Madonna. Magari. Allora, scegli l'altro colore. La prima faccia. Un altro colore, ma c'è una cosa. Il primo l'ho scelto io, il secondo sceglielo tu, vai. Il secondo non posso che non scegliere il mio colore preferito. Il verde. Verde. Quindi fai seconda facciata verde. La seconda facciata, giusto? Esatto. Ok, ne mancano ancora quante? Due, tre? No, due. Altre due, sei sicuro? Tre. Quattro, non deve mancare. Vai. No, tre. Ah, pure sotto devi fare. Ah, pure sotto. Vabbè, ah. Sotto ci mettiamo il colore più triste possibile. Scegli un altro colore. Arancione, no? Va. E sotto che colore ci metti? Te l'ho detto, il colore più triste possibile, non so cosa stavo facendo, non cioè il bianco.
Ah, questo okay. Infatti guardate qui, c'è il tramonto, cioè siamo da troppo tempo a fare questo video, c'è il tramonto. Comunque, se è fatta sera, tu continuerai a lavorare di notte? O ti fermerai? A lavorare su Minecraft di notte ha da sempre un certo fascino. Questo è vero, se siete d'accordo con lui, scrivetelo nei commenti. Qui però non ci sono i zombie. Ah, ci sono qui. Però, essendo che siamo in un... Non ti fanno niente qua? Non fanno niente. Questo, ah, vediamo se sia come si chiama. Ma ora esplode il cubo. No, no, non esplode perché siamo incredibile. Però come si chiama questo? Questo è il creeper. Bravo, questo è nato da un bug. Da un bug? Sì, ah. La leggenda narra che... Guarda la faccia da maiale. Ah, quindi che è successo? Un'esplosione? Esatto. Cioè se un maiale è saltato addosso a qualcuno? Non proprio. E com'è andata... Questi sono segreti che poi ti racconterò quando siamo da soli. Ah, ok, ok, non si può dire niente. Ok, ok, non possiamo dirlo. Invece il ragno è nato da qualcosa. Allora, il ragno no, il ragno semplicemente quando lo uccidi ti... Le stringhe, con le stringhe tu ci fai l'arco. Latch. Ci fai la canne da pesca. Laccia le scarpe. Anche quelli se ti trovi in difficoltà. Oppure, cosa molto interessante. Sì. Col ragno, con le stringhe che ti roppa il ragno, tu metti 4 stringhe e crafti il blocco di lano. Ah, quindi cioè quando siamo caccia ragnatele questo? No. No, le ragnatele si trovano nei dungeon e si spaccano con la spada. Sono dei ragni che so. Con la spada. No, okay. I dungeon sono proprio delle strutture sottoterra, ah, okay, con il legno e tutto. Poi col tempo lo scoprirò. A proposito della lana, ti stavo dicendo, sì, se tu sei in un mondo nuovo di Minecraft e non trovi le pecore, basta anche aspettare la notte, uccidi dei ragni, ti procuri delle stringhe e fai la lana. Terza facciata fatta da lui. Ma sotto fai? Sotto facciamo il bianco e sopra facciamo. Vediamo un po' sotto come la fa, dai, dai. Inizia col nero, eh? Esattamente. Era nero, sì. I bordi sì. Vediamo come te la cavi. Uscirà un mini cubo di Rubik. Dove andrà? Ah, hai fatto una nuova cosa che potresti, ecco, imparare. Con premendo F, tu sposti le cose nella mano secondaria. Ah, fai tipo bam bam. No, perché le cose nella mano secondaria sono solo di utilità, non sono di utilizzo. Ah, ok, ok. Identico. Va bene, iniziamo col verde. Va bene. Vabbè, ci sta, no? Come si chiama la tua serie? Ah, a modo mio. Questo si chiama cubo di Rubik. A modo mio. La situazione sta degenerando. Ah, avevo capito il tuo intento qual è. Quello di fare il cubo in miniatura, così subito lo facciamo. Ci sta, oh. Mettiamo... Ti devi lavorare. Blu, ok. 1 e 1, va. Juve.
bianco nero. Ecco qua. Questo è il mio cubo di Rubik. Sembra, non lo so, questo delle finestre, che è sta roba? Ah, però sopra. Sopra perché quella sembra l'inizio di una scacchi. Vabbè, questo è il mio cubo, col papillon fiocco finale sopra. Guarda quanto è bello. Voto? Voto? Io ti direi. La serie si chiama... bello però, guarda qua. La serie si chiama Modo Mio. Sì. Questo è il cubo a modo tuo, io darei un bel 8,5. Schermo, io metterò il suo cubo e questo qui. E poi sarete voi comunque a decidere nei commenti qual è stato, cioè no, qual è stato, secondo voi ce l'ho fatto uguale, ma cioè, sì. Allora adesso voglio fare una cosa e Master Zin, no, oh, ed è proprio qui tutto. Sulla mia sinistra. Ah, fai questo, bello. Quindi adesso lui proverà a costruire questo, cioè proverà, ci riuscirà sicuramente, io non lo so, per miniature sicuramente, però vai. Capisce che è un silver golden button. Ora vedremo lui come se la cava. E io lo farò in miniatura, cioè sarà un blocco secondo me. Ti hai calcolato in centro? Centro? Sì, 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 centro ce l'ho in mente. Mi sa che hai fatto un piccolo film. Non vorrei che... Capita che inizi comunque. Eh sì, capita. Terminiamo con questo silver button nuovo che dovrà comunque progettare YouTube. Allora, questo è il golden button di Camillo. Ok? E questo è il mio. Guarda quanti fanno però, guardate. Guarda qui, io ci ho messo il vetro, lui no. Cioè, questo è proprio un passo avanti. Allora, voto del mio golden button. 10 solo per aver usato il rosso. Che dieci. È il colore di YouTube. Addirittura del... Ah, ogni 10, ok. E invece ti do 10 anche io, dai. 11. Facciamo una cosa in più. E niente, vi salutiamo con questi... Come si chiamano? Bulber. No. Queste sono le gelatine.
Ma ce le mangiamo appena chiudiamo. Sì, mo preparare le forchette. Zombie, bulbe, non lo so. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.